Procede davvero senza sosta il lavoro dell'associazione Kerygma di Isola del Gran Sasso in prima linea dall'inizio della guerra in Ucraina nell'invio di beni di prima necessità. Questa volta il dramma della guerra ha portato alla morte di due collaboratori, entrambi padri di famiglia. Oltre a questi, uno è vivo per miracolo mentre consegnavano in città diverse beni di prima necessità. A chi, nascosto nei sotterranei, è rimasto senza nulla, rischiando di morire di fame e di sete. Come associazione Kerygma, sì, siamo stati colpiti pesantemente perché collaboratori in Ucraina hanno perso la vita. Ieri due persone, sto pensando ad Anatoli, sposato ormai da 3 anni, che è morto a Irpino. Stava evacuando delle persone, si stava dando da fare, stava aiutando i più deboli, quelli che non ce la facevano da soli, ed è morto sul colpo. Stavo pensando a Vanea, che si è salvato, grazie a Dio, una sorta di miracolo, perché quando lui era sotto nel bunker a consegnare uno scatolone di aiuti, ha sentito colpi d'arma da fuoco. Quando è uscito, ha trovato praticamente il furgoncino accrivellato di colpi, come vi avevo mostrato nella foto del post di ieri. Poi l'altro nostro amico è morto vicino a Kiev, stava prendendo delle persone per evacuarle, per portarle a Chernuz, nel più grande campo profughi non lontano da noi, dove portiamo gran parte dei nostri aiuti, e anche lui è stato colpito e non ce l'ha fatta sotto le bombe. Situazione drammatica, ma ognuno di loro mette in conto questo. Sono dei fratelli evangelici della zona appunto ucraina, delle varie chiese evangeliche che si stanno impegnando in prima persona con tutto loro stessi per aiutare gli altri. Questa situazione dal punto di vista bellico non so come evolverà, come finirà negli equilibri e squilibri anche con la NATO e tutto il resto, ma sta di fatto che noi dobbiamo darci da fare e fare il più possibile per aiutare le vittime. Vi prego di aiutarci ad aiutare, continuate a portare il più possibile alimenti in scatola, portare riso, portare acqua nel nostro magazzino per inviarli subito a destinazione. La richiesta è crescente, la disperazione è crescente. Aiutateci ad aiutare. Siamo ogni martedì, giovedì e sabato alla Gammarana, al magazzino, dalle 15.30 alle 19. Facciamo presto, facciamo bene, facciamo il massimo possibile. Soprattutto facciamo quello che noi vorremmo che i nostri vicini facessero per noi in una circostanza del genere.